Ciao amiche e ciao amici, come essere bella? Come diventare più bella in 15 secondi? Allora, sembra una cosa strana, ma puoi diventare molto più bella soltanto in 15 secondi, quindi non devi cambiare nulla di te né a livello di taglio di capelli, abbigliamento, quello che è. Devi semplicemente modificare il tuo modo di comunicare e questo puoi farlo in 15 secondi, devi semplicemente imparare. Allora, devi ovviamente fare un po' di esercizio, ma poi la trasformazione verrà in modo automatico. Allora, il primo punto da fare, sembrerà banale, ma è quello di esercitarti a sorridere. E deve essere un sorriso vero, perché un sorriso vero diciamo, ti rende molto più bella, rende il tuo viso più luminoso, ti rende molto più attraente. Un sorriso finto, stereotipato, tirato, ti rende più brutta perché si percepisce la finzione, la parte emotiva percepisce la finzione. Ora devi esercitarti a ridere. Allora, il riso vero è ridi con gli occhi fondamentalmente, non soltanto con la parte bassa, è anche la parte alta che ride. Quindi puoi esercitarti, diciamo, anche a rendere vero un sorriso finto. L'importante, la cosa fondamentale è che tu ti eserciti a essere felice e a sorridere del fatto che sei felice. Quindi esercitandoti il tuo sorriso diventerà vero. Quindi, primo punto. Secondo punto, devi avere una comunicazione non verbale più morbida. Molte donne sono rigide. Quindi hanno una comunicazione non verbale da maschio, sono donne falliche da un certo punto di vista. Magari sono molto sexy, magari vestono anche in modo sexy, sensuale, ma sono rigide. Sono rigide e questa rigidità, le rende dure, le rende arcigne, le rende più simili a un maschio. E tutto ciò che è simile al maschio nella donna non seduce. La donna deve mostrarsi femminile, deve mostrarsi molto femminile, quindi deve rendersi morbida. Il fatto di essere morbida la renderà istantaneamente più bella. E poi un altro punto fondamentale è quando interagisci con un maschio, impara a variare la prosemica, impara ad avvicinarti e allontanarti, perché se tu stai distante, dai la mano tesa in questo modo, mantenendo la distanza, non generi, diciamo, inneschi tutto sommato meccanismi di difesa, perché l'altra parte percepisce che tu ti stai difendendo e quindi metterà in atto dei meccanismi difensivi. E sono le persone più diffidenti quelle che si fregano maggiormente, che vengono fregate maggiormente. Quindi dimostra una comunicazione aperta quando dai la mano, quando ti avvicini, varia molto la prosemica, prova ad avvicinarti, dai degli stimoli, vieni subito percepita come emotivamente aperta e questo ti rende molto, molto, molto più bella. E poi un'altra cosa fondamentale è impara, diciamo, a fare dei gesti seducenti. I gesti seducenti sono quelli che scoprono alcune parti del corpo, come il collo. Impara a fare questo movimento che ti scopre l'orecchio, è molto, molto seducente. Impara, ad esempio, quando sei seduta, a infilare e sfilare se riesci, o comunque esibire un po' il piede, dà una molta seduttività, molta femminilità. E poi è importante che impari a muoverti, a camminare. Quando cammini, ricordati semplicemente un po' quello che insegnano le fotomodelle, di passare le caviglie. Quando fai un passo, le caviglie devono strisciare una vicino all'altra. Non devi camminare con le gambe larghe, fondamentalmente, perché questo ti rende veramente poco femminile. Quindi quando cammini cerca e ricordati che le caviglie devono sfiorarsi. In questo modo è quasi un po' come se dovessi camminare su una trave, fondamentalmente. Rende una camminata molto molto più sensuale, seducente, ti fa molto molto più bella. Ricordati ovviamente di avere un portamento non ingobbito, ma tenere le spalle rilassate, ma comunque aperte, in modo tale che tutto il tuo corpo venga slanciato verso l'alto e veramente in 15 secondi acquisisci molta, molta bellezza. Per
Per questo video è tutto, se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e ricevere un video di risposta. In più, se il video ti è piaciuto, metti un mi piace e condividilo con tutti i tuoi amici. Ciao!